Lean to her, sad boys. Sad boys. Never, sad boys. Eyes dropping, red bottom sky. Intrigued by the moment, look like she know why. Eyes dropping, red bottom sky. Eyes on my feet, I keep slipping. Eyes dropping, red bottom sky. Intrigued by the moment, look like she know why. Eyes dropping, red bottom sky. Eyes on my feet, I keep slipping, slipping. Soldiers in the night and we lurking. Medieval flowers in my church, we working. I'm in a bottomless pit, silver surfer surfing. I live the Ragazzi, eccomi tornato, sono Frax con un nuovissimo video sul mio canale. Oggi siamo in giro per Georgetown, a Washington DC. De Cristo! Sto facendo un po' di riprese, diciamo, a buffo del mondo in giro qui a Washington, perché vi farò un montaggio figo con come so fare io con la musica e tutte le cose belle in giro, insomma, per le cose, no? Ma tra una ripresa e l'altra risponderemo a un po' di domande e facciamo un Frax Time, che cazzo! La prima domanda ce la fa Filo DJ e ci chiede: fumi? Allora, ho fumato veramente per tanti anni nella mia vita e da poco ho deciso di smettere, quindi smetto di fumare e non fumo più, non, proprio zero, perché fa veramente male nelle mie condizioni, diciamo che è tipo infliggersi del danno da solo, è proprio una cosa veramente da idioti. Quindi se fumate vi consiglio di smetterla pure a voi di fumare, perché fa solo male. La seconda domanda ce la fa, no, è troppo buio, non posso, qua sotto, ma sarebbe stato figo, guardate dove avevo messo la telecamera. Eh no, invece Instagram Stories Italia ci chiede: Frax, ma che lavoro fai oltre a YouTube? Come fai a mantenerti? Eccetera, eccetera, eccetera. Tanto sono in mezzo a una strada trafficatissima a Washington e mi vergogno tantissimo, ma vabbè. Comunque, molto sinceramente e molto semplicemente, ho dei soldi da parte che ho messo da parte nel corso del tempo della mia vita, con i quali posso, tra virgolette, pagarmi e mantenere gran parte della mia vita. Per il resto non ce la faccio comunque solo con quei soldi a mantenermi, e senza vergogna vi dico che, madonna, la gente che ci sta intorno a me, senza vergogna vi dico che mi danno una mano anche i miei genitori. Io non è che arrivo sempre a pagare l'affitto, come questo qua dietro che mi starà guardando malissimo. Non è vero, no, grazie. Ok, sono entrato adesso un attimo in un vicolo sperduto dove usciranno degli hooligans che mi menano, perché è proprio un classico vicolo dove escono gli hooligans e te menano. Sono completamente in mezzo tra il bianco e il nero, quindi mi danno una mano i miei genitori a pagare l'affitto, a eccetera eccetera eccetera, però comunque ho dei soldi da parte con i quali posso levarmi i miei sfizi, posso pagare parte dell'affitto e bla bla bla. Diciamo che senza anche cose tra i denti e quant'altro, vi dico la verità, è ovvio che... Aspetta, vieni qua tu, dopo devi farmi una foto. Che stai a fare, zozza? Oh, ho trovato una fregna per strada, oh. Aspetta un attimo, ah. Fammi una foto qua in mezzo col bianco e nero, che è fighissimo. Ho fatto una foto figa, andate su Instagram a vederla. Comunque, quelli là dietro insieme a mia sorella sono i miei genitori e loro mi danno una mano con i pagamenti e con l'affitto e con quant'altro. Ovviamente vi stavo dicendo, senza dirvelo, senza tenere le cose tra i denti, vi dico che è ovvio che con YouTube cerco comunque in un modo, in un giorno e se possibile, di guadagnare dei soldi a sufficienza da non poter più e da non dover più chiedere una mano a loro e da potercela fare con le mie gambe e con le mie forze. E quindi un giorno magari arriverà quel giorno, anche se non è oggi. Beh, video corto, ma anche oggi è uscito il video, quindi non vi potete lamentare. L'ultima domanda ce la fa, non ricordo assolutamente chi, che ci chiede: ma la tua malattia ti permette di fare una vita normale? Cosa ti limita? Bella Frax, bella pure per te. Comunque, allora, il problema della mia malattia sostanzialmente è che qui sulla carotide qua c'è un restringimento dell'arteria, e questo restringimento dell'arteria potrebbe causarmi problemi nella parte sopra della testa, quindi cervello, occhio, eccetera, bla bla bla. Quindi non devo mai cercare di far aumentare troppo la pressione o i battiti o tipo alzarmi troppo in fretta o robe del genere, perché se no passa meno sangue e mi crea problemi alla vista e bla 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 bla. Quindi diciamo che non posso fare sport, non posso accelerare troppo i battiti e la batteria si sta scaricando. Cambiato la batteria, tra l'altro ho finito adesso le visite mediche e le visite mediche mi hanno proprio detto questo, cioè che devo stare attento a non fare questi, avere questi sbalzi di flusso sanguigno nel corpo, e che insomma devo stare un po' attento, però che i
livelli di infiammazione e tutto si sono attenuati, quindi sto, diciamo, comunque meglio come l'anno scorso, e questo è veramente molto buono. Perdonatemi per la breve durata del video, qui ci sarà gente che mi guarderà male sicuramente, quindi mi giro verso di voi, grandi, grandissimi. Domani mattina io riparto per andare a New York, quindi quando vedete questo video probabilmente io già sono in viaggio per New York, e quindi torneranno i vlog da New York, le riprese fighe da New York e i super montaggi fighi da Nuova York. Da Frax è tutto, da Washington pure, con questo vialetto bellissimo e molte altre cose qui dietro e gente che corre, è tutto. Da Frax, ciao, ne lasciate like, passate su Instagram, addio.